Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre il Vangelo che abbiamo ascoltato si può, fratelli e sorelle carissimi, dividere in tre parti distinte che poi sono variamente richiamate anche nel resto della liturgia della parola. La prima parte, dove c'è questo tale che scacciava demoni nel nome di Gesù e che Gesù invita a non allontanare e a non essere impedito da parte degli altri apostoli, accogliendo il suo dono. Ecco, questo che approfondiremo in questa prima omelia, vedremo che è un parallelo nel brano della prima lettura che abbiamo proclamato. Poi c'è la sezione delle opere di carità, dare da bere d'acqua al discepolo, richiamato il discorso un po' infuocato che San Giacomo fa contro i ricchi e le ingiustizie sociali nella seconda lettura, sarà oggetto di un'altra omelia, e poi il tema molto attuale purtroppo degli scandali, e ci aiuterà anche un pochino a comprendere che guai agli autori degli scandali, d'accordo? Perché se si può sfuggire alla giustizia umana o anche alla giustizia ecclesiastica, non si sfugge alla giustizia divina, e le parole che dice Gesù sono parole di fuoco, eh? Meglio che ti metti una pietra da mulino al collo e ti getti nel mare, insomma, meglio che ti dagli una mano, un piede, un occhio. Questo sarà oggetto di un'omelia ulteriormente distinta. Allora, questo episodio del tale che scacciava demoni è quello precedente alla prima lettura. Cosa era successo? E Mosè, Antico Testamento, Dio gli concede dei collaboratori, che sono appunto questi 70 anziani, che lo aiutano nell'annuncio della parola. A un certo punto si aggiungono a questi anziani altri due, Eldad e Medad. Un giovane va da Mosè e dice: guarda, stanno questi due che stanno profetizzando. Dice: impedisci, dice Giosuè, simile al discorso degli apostoli. Ma Mosè gli disse: è che sei un geloso per me. Fossero tutti profeti del popolo del Dio, il Signore volesse, il Signore dare tutto il suo spirito. Ora, cosa significano questi episodi? Sono molto più importanti di quello che pensiamo. Significa innanzitutto una cosa: numero uno, il Signore trova forme e modi i più impensati per intercettarci, per parlarci in varie forme e in vari modi, non solo i nostri schemi istituzionali. A volte il Signore ci raggiunge per vie che non sono quelle, diciamo così, canoniche, istituzionali, quando meno e dove meno ce lo aspettiamo. Per questo è fondamentale, io questo lo raccomando in continuazione, rimanere sempre aperti ai doni dello Spirito, ai doni del cielo. È fondamentale. C'è una bella canzone di un gruppo rock cattolico che hanno cantato recentemente all'incontro che ho fatto proprio Francesco con i giovani, che sono i Desani, una bellissima canzone che si chiama Cuore Aperto. Noi non dobbiamo avere paura del cuore, noi siamo con il cuore aperto, d'accordo? E non abbiamo paura di stare in ascolto, di lasciarci sorprendere. A volte veramente le vie del Signore passano lì dove non ci saremmo mai aspettati. Questa è una prima suggestione. Seconda suggestione: noi cattolici siamo aperti a lavorare insieme all'apporto e al dialogo anche con chi non condivide al 100% la nostra fede, capito? Questo lo siamo come cattolici, lo siamo anche come uomini. Il bene, da qualunque parte sia fatto, sempre bene. E anche il buon San Tommaso d'Aquino diceva che la verità, da qualunque parte venga detta, sempre da Dio proviene come fine ultimo, perché Dio è verità e Dio è solo bene. Quindi dobbiamo fare attenzione, cioè la nostra fede, cioè per esempio noi siamo cattolici, dovremmo essere felicissimi di essere cattolici. Perché? Perché essere cattolico vuol dire aver ricevuto da Dio il dono della pienezza dei mezzi di grazia, perché nella Chiesa abbiamo 7 sacramenti, la pienezza della verità, che purtroppo molti cattolici conoscono anche un po' poco o un po' male, d'accordo? Ma questo perché? Perché possiamo non sentirci superiori, ah, io sono cattolico e gli altri non capiscono niente,
ma accogliere, lavorare insieme, valorizzare anche le diversità che non hanno ricevuto la stessa grazia di noi, ma che possono essere in qualche modo noi accolte. Non so se riesco a spiegarvi, questo è molto importante. Un'altra cosa fondamentale, e qui mi ricollego ancora una volta, perdonatemi se lo faccio un po' spesso, all'intervento che il Cardinal Petrocchi ci ha onorato di fare lo scorso 21 settembre. Noi, e questa è anche diciamo una indicazione che la Chiesa oggi sta dando, dobbiamo essere aperti all'ascolto e al dialogo. Cioè, non possiamo e non dobbiamo pensare che chi non condivide la nostra pienezza della nostra fede non abbia qualcosa di buono, di bello o di vero da darci o da dirci. Capito? È importante questo qui. È importante questo anche nelle relazioni interpersonali. Non dobbiamo mettere muri. Non dobbiamo dire, ma io ho la fede, io sono cattolico, quindi io sono intelligente e tu sei uno stupido. Perdonatemi. No. Capito? Né dobbiamo farlo, né dobbiamo pensarlo e né dobbiamo far sentire le persone che ci stanno vicine in questo modo. Capite? Gesù ha riproverato, dice, perché bisogna valorizzare quegli aspetti positivi che le persone vicino a noi hanno, perché quelle cose positive sono già un segno della presenza del Signore, sono già una preparazione alla pienezza che il Signore porta. Io spero di riuscire a spiegarmi, queste sono cose molto molto importanti, capite? Cioè, se io ho vicino una persona che in parte pensa bene e in parte pensa male, d'accordo? E io questo lo posso dire, se conosco bene la fede cattolica, io questo criterio di discernimento ce l'ho, d'accordo? Perché noi abbiamo la grazia, ripeto, di avere una conoscenza chiara. Se uno si legge il Catechismo della Chiesa Cattolica, cerca la verità tutta intera e il bene tutto intero, si legge il Catechismo e se lo studi, c'è tutto. Allora, però, una persona che non arriva a questa pienezza, come la tratto io? La faccio sentire un bicchiere mezzo vuoto perché non è raggiunta la pienezza, o la faccio sentire un bicchiere mezzo pieno? È diverso, capite? Cioè, lo sto sempre a stuzzicare e a magari suonare sulle cose che ancora non funzionano, o lo incoraggio sulle cose che funzionano? Riesco a spiegarmi? Guarda, questa è una cosa molto importante anche dal punto di vista pedagogico, educativo. Dice ai figli, no? Cosa produce più frutti? Incoraggiare, lodare e premiare il bene, o stare sempre a rimproverare, a ridarguire il male? Capite che significa avere questa mentalità, capite? Questa mentalità inclusiva, questa mentalità di cuore disponibile, accogliente, aperto, quindi che non guarda l'altro come una minaccia. Questo che fa? Scaccia i diavoli? No, li scacciamo soltanto noi perché siamo gli apostoli. Come si permette questo qui? Che problema c'è? Oppure quelli fanno i profeti, fanno a noi già scelti Mosè. Immaginate, no? Adesso qui è una realtà un pochino differente, però immaginate anche il vescovo, ieri sera ci raccomandava a tutti noi preti, in comunione con lui, di lavorare per rendere le parrocchie più famiglie, più accoglienti, no? Immaginate una parrocchia, uno ha un incarico, d'accordo? E qualcuno si offre di dargli una mano. Ah, no! Questo lo faccio io, ma dove il parroco mai dove devo farlo io? E se t'azzardi ad avvicinarti, tiro fuori gli artigli e lo demagno. Guardate che alcune parrocchie queste cose purtroppo succede, qui no, ma alcune cose non succede, capite? Noi non siamo così, cioè, se tu sei così, devi fare esame di coscienza, cioè non c'hai un buon rapporto con Gesù, un rapporto con un buon è accogliente. Se ti dai una mano, benvenuto, può fare tutte cose, meglio, capito? Perché se io scompaio e tu vai avanti, sono più contento, sono più di più alla Madonna, sono più di più a Gesù, che è venuto a farsi il servo di tutti, capite? Cioè queste sono cose che chiamano in causa una profonda maturità interiore della fede. Voi immaginate quando conosciamo una persona così, ce la rende subito attraente la fede, no? Se tu invece vai a una parrocchia e vedi uno, sta lì, che appena ti avvicini, ma tu scappi, no? Ma che è sto posto? Questo magari nel mondo non se l'è fidato nessuno, capito?
ho trovato un posticino in parrocchia, tu ammazza, quasi che sono importante. Capito? Questo non è seguire Gesù, questo è sfogare alcune frustrazioni anche nell'ambiente del sacro. Non so. E guardate che la gente lo capisce benissimo. Io mi sono trovato in passato dinanzi a, anche quando non ero parroco, quindi non era colpa mia, mi dicevo, va a parlare col parroco, mi dice, ma non lo vedi che sta persona di così? Io lo vedo, però va a parlare col parroco, così poi lo vedo pure a lui, insomma, no? Capite? È uno stile bello che ci deve caratterizzare, non perché siamo piacioni, ma perché siamo discepoli di Gesù, capite? Cioè Gesù ha questo cuore anche nei confronti di chi è lontano da lui. Gesù non va subito a sparargli addosso tutte quante le cose, ma la prima cosa è ci parla, lo accoglie, lo comprende, lo fa sentire amato, e poi piano piano ce lo porta verso la pienezza della verità. È uno stile differente, ma questo è lo stile che la Chiesa, specialmente in questi tempi che stiamo vivendo, ci chiede di abbracciare, e ce lo chiede anche il successore degli Apostoli nella nostra diocesi. Così in questa prima venia, in sintesi, vi ho resi consapevoli del cammino che la nostra Chiesa Pontina, la nostra Chiesa parrocchiale deve fare nel prossimo anno. Questo è un bel cammino, che però è impegnativo, perché ci invita a dilatare il cuore, a guardarci negli occhi, a concepire l'altro non come un pericolo, non come un nemico, non come una minaccia, ma come un dono, come un compagno di viaggio e come un aiuto. Beh, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a entrare in questa ottica accogliente, ad avere un cuore aperto e pienamente disponibile a questa forma bella di vita comunale, accogliente e fraterna. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.